il nostro nuovo ospite, sì. È un ospite che è ricco, denso, pregno di novità. Sì, e a questo punto Greg, fai una breve presentazione di questo, ospite. Che sì. Si può dire, è un bel pezzo di manza, c'ha due bocce così. Oh, che fai? Ma che sei matto? Ho detto fai una breve presentazione. Ah, breve? No, ho capito greve. No, era breve. Ho capito. Vabbè, ragazzi, non ho parole, facciamo l'entrata a questo punto. Si è sentita così, mica è colpa mia. Facciamola entrare, sì. Sì, dunque, presentala. Ogni persona ha dei lati oscuri del carattere, dei lati che non appaiono al primo incontro, sì. Alla prima vista. Però delle volte si può scoprire il carattere delle persone dalla forma degli zigomi, certo. Però le cose limpide e chiare, sono poche, quelle che si capiscono subito, al primo colpo d'occhio. Certo. Alcune sono veramente rare, alcune di queste sono come il brandy Chateau Royal Brandy, che è un brandy che crea l'ambiente. Vai avanti, Greg, lascia perdere il brandy e vai avanti. Allora, stavi dicendo? Ma è una cosa... Allora, vabbè, il fatto comunque... che è il brandy migliore, non si nasconde questa sua qualità, è questo. Certo, sì, stavi dicendo questo. Comunque, io metto, sì, questo brandy, poi ne parliamo dopo. Comunque un'esperta grafologa. Cos'è la grafologia? È lo studio della scrittura, cioè dalla scrittura si arriva al carattere delle persone. Si evince, come sono, chi sono, perché fanno quello che fanno. Ma facciamocelo spiegare meglio da lei, la nostra esperta, facciamola entrare. Eccola. La signorina Chiara Bottura. Allora, un piacere conoscervi di persona. È un onore avere lei qui ospite da noi. Grazie. Ecco, lei è la più grande grafologa italiana, ma oserei dire mondiale probabilmente, perché insomma, grazie. Se non altro per i suoi saggi molto importanti che si studiano nelle università, come non ricordare titoli come Le vocali degli invidiosi, Le consonanti degli innamorati. Poi c'è anche La punteggiatura, L'inconscio e Il superio, grande bestseller. Sì, questi sono i miei capisaldi teorici, però ultimamente sto iniziando a collaborare con le forze dell'ordine, perché io praticamente analizzo la grafia di un indiziato e poi giudico se è stato lui oppure no a commettere un crimine. Ecco, ci faccio un esempio. Per esempio, una volta c'era un uomo che era stato accusato di aver ucciso la moglie strangolandola. Allora io gli ho fatto scrivere il nome della poverina, Lorella. Gli ho notato subito che faceva la O strozzata. Un segno inequivocabile. Sì, questo è molto più di una confessione. Certo. Sì, lui ancora sta continuando ad urlare, io sono innocente. E difatti era la stessa frase che aveva scritto su un enorme cartello in tribunale durante il processo. Però io avevo notato subito che la I era molto lunga. Ah, ecco. Allora cosa ho fatto? Le ho fatto riscrivere la parola innocente una seconda volta e lei ancora si allungava. Gliel'ho fatta riscrivere una terza volta e lei ancora si allungava. Noi in gergo la si chiama la I di Pinocchio. La I di Pinocchio, vedi? Sì, gli hanno dato l'ergastolo. Complimenti. Un applauso. Sì. Complimenti. Sì. Ecco, ma com'è nata questa sua passione? Ma per me è una scienza più che una passione, perché ricordiamoci, verba volant, scripta manent. La scrittura è la nostra storia, ci dice tutto di noi, perché insomma ricordiamoci che dimmi come scrivi e ti dirò chi sei. Comunque io ho iniziato fin da piccola analizzando la grafia di mio padre. Lui ogni tanto lasciava dei bigliettini a mia madre in cui scriveva «Vado a comprare le sigarette». E io leggendoli capivo subito che non sarebbe tornato per molti giorni. E da cosa lo capiva? Mio padre non fumava. Ah, ecco. Un altro applauso per la signora Bottura, io lo chiedo, perché è proprio una donna che vince, una vincitrice nata. Però allora a questo punto noi le chiediamo una dimostrazione per bla bla bla. Siamo troppo incuriositi da queste sue tecniche, da queste sue teorie. Quindi... Ecco, per una dimostrazione scientifica a tutto tondo della personalità, la parola chiave per noi grafologi è... Samantha, ora noi scriveremo Samantha ora e lei ci analizzerà la nostra scrittura e ci dirà un po' chi siamo, va bene? Fatto? Io sì, anch'io. Bravo. Ecco qua. È identica, Greg. E te abbiamo la stessa scrittura. Pazzesco! Cioè, ma che no, è pazzesco, abbiamo la stessa scrittura. No, le due come scritture no? Sono completamente diverse. È uguale, ma che uguale? Dunque, allora, dalla stanghetta della M di Samantha Greg si evince subito che lei ha un animo artistico sviluppato, che lei è una persona onesta e generosa, un uomo intelligente e anche un particolare successo con le donne. Mi scusi, insomma. Grazie. Ma scusi, ma che mi ringrazia lei? Io la sua ancora non l'ho analizzata. Vabbè, ma uguale alla sua, che deve analizzare? Dalla stanghetta della M di Samantha si evince subito che lei è una persona brutta, mediocre.
Sta scherzando? No. Ma come fa? Ma scusi. Lei è una persona irascibile, vedi? Ma sono irascibile perché non capisco... Dedita all'ira, una persona che ci prova con tutte, ma tanto non ci sta nessuno. E questo lo si evince chiaramente dalla T. Da che? Da T? Sì, sì. Invece lei, Greg, mi è volato su questa T con la leggerezza di un passo. Sono volato, eh? Sì. Denotando una profondità e un'eleganza d'animo. Sì, sì, sì. Ma, è vero, è vero. Ma la T pure è calcata allo stesso modo. Ma che è calcata allo stesso modo? Concludiamo qui la nostra intervista con la deliziosa signora... Signora o signorina? Signorina, immaginavo, signorina Bottura, che oltre ad essere una splendida donna, una donna affascinante, è anche una scienziata. Sì. No, è fantastico. Lei è scusi, fantastico. No, scusi. Sì? Ultima cosa. Sì. No, ero curioso per quello che riguarda l'H, volevo sapere un po', ecco, dall'H cosa vince dall'H? Che vergogna, Lillo, che vergogna, che squallido mezzuccio. Hai cambiato le lavagnette, vero? Quella è la scrittura di Greg. Sei proprio un pusillanime. Però guarda, questo non mi sorprende affatto, perché guarda, quella T è proprio la tipica T del nano truffaldino. Guarda, guarda, la T di Greg. Fantastica. Devo andare? Io a casa, io scrivo molto. Sì. Ho proprio degli appunti scritti allora qua. Allora potrei analizzarti magari, sì. Non lo so, qualcosa. Ma che uguale!